Eccoci qua. Ciao a tutti, amici della Panchina dei Versi, benvenuti per questo nuovo appuntamento con la lettura delle vostre poesie del 16 dicembre, l'anno ancora è il 2020, stiamo appunto aspettando, ecco, l'arrivo del nuovo anno e infatti nelle poesie di questa sera ci sono particolari riferimenti oltre che all'atmosfera natalizia, anche appunto all'attesa di un nuovo anno che ci porti una maggiore serenità e ci faccia uscire da questo incubo che stiamo vivendo. Intanto vi ringrazio, vedo che vi state collegando e intanto vi ricordo quella che è l'iniziativa attualmente in essere della Letti Editore. Si tratta del premio Salvatore Quasimodo che vi ho ricordato anche nelle precedenti panchine, perché è un premio che era scaduto, è stato riaperto, ma ci sono pochi giorni per partecipare perché scade il 21 dicembre, quindi capite bene, siamo al 16, quindi non c'è tantissimo tempo. E vi ricordo che si tratta di un premio che è riservato alle opere edite ed inedite di poesia, narrativa, teatro, saggistica e musica, e questo è dovuto proprio al fatto che si cerca attraverso questo premio di ricordare la personalità eclettica di questo grande intellettuale, poeta del Novecento, che è stato appunto Salvatore Quasimodo e presidente di giuria non poteva che essere Alessandro Quasimodo, che voi conoscete molto bene, e che è il figlio del premio, che è figlio del poeta che ha ottenuto il premio Nobel per la letteratura nel 1959. In giuria, vi dico gli altri giurati, ci sono anche Giuseppe Aletti, Valentina Meola, Lucia Abate e Luca Piemontese, che diciamo quelli che sono i frequentatori più abituali delle iniziative delle Letti Editore conoscono già, essendo stati presenti in giuria in altri concorsi. Niente, quindi per poter leggere tutte quelle che sono le informazioni di questo premio, vi rimando al sito della rivista Orizzonti, quindi www.rivistaorizzonti.com. Net, e vi ricordo che saranno premiati i primi 5 classificati di ogni sezione con la possibilità di assegnare premi e menzioni speciali. E poi, infine, quindi 5 premiati per ogni categoria, infine un super premiato che verrà scelto dalla Letti Editore, un autore e autrice a cui sarà assegnato il super premio, che è un premio del valore di 1950 euro, che consiste in una pubblicazione personale con servizi esclusivi, quindi grande firma per l'introduzione critica, addetto stampa personale, format televisivo di 22 minuti. E quindi queste sono tutte le, per sommi capi, quelle che sono le informazioni del concorso. Per maggiori approfondimenti vi rimando, come vi dicevo, al sito www.rivistaorizzonti.net e lì cliccherete appunto sul premio Salvatore Quasimodo. Vi ricordo che bisogna partecipare entro il 21 dicembre. Dopo questo doveroso annuncio, anche perché voi scrivete, quindi magari ecco, vi fa piacere conoscere quelle che sono anche le così, iniziative, ciò che propone la casa editrice per quanto riguarda le vostre opere. Passiamo, visto che vi ho presentato il premio Salvatore Quasimodo, passiamo alla prima poesia che ho scelto per voi e che è quella di Salvatore Quasimodo, che ha come titolo proprio Natale. Natale. Guardo il presepe scolpito, dove sono i pastori appena giunti, alla povera stalla di Betlemme. Anche i re magi, nelle lunghe vesti, salutano il potente re del mondo. Pace nella finzione e nel silenzio delle figure di legno. Ecco i vecchi del villaggio e la stella che risplende e l'asinello di colore azzurro. Pace nel cuore di Cristo in eterno, ma non v'è pace nel cuore dell'uomo. Anche con Cristo
E sono 20 secoli. Il fratello si scaglia sul fratello, ma c'è chi ascolta il pianto del bambino che morirà poi in croce fra due ladri. E in questa poesia, tra l'altro, ritorna un concetto che Salvatore Quasimodo ha espresso tante volte in maniera molto efficace, di questo perseverare dell'umanità nei propri errori, nel proprio errare. Infatti, in in questi ultimi versi, c'è quello che poi potremmo trovare un tema ricorrente, come ad esempio appunto nella poesia Uomo del mio tempo, anche se lì ci si sofferma sulle atrocità della guerra, quindi questa umanità che fatica a cambiare davvero. E adesso passiamo alla prima poesia della panchina, quindi poesie scritte da voi e lette da me. E la prima poesia ci riporta ad un momento di grande fragilità e smarrimento, ed è una poesia di Rita Primicino dal titolo Il mio incedere silente. Il mio è incedere silente, coi piccoli piedi sui marciapiedi crepati, lungo vie buie e infinite, di ombre orride e terrificanti, nascoste negli echi biechi della notte. Il suono della tua voce non mi confortava, ne avevo paura, avevo timore. Hanno timore i bambini di parole urlate, di sguardi feroci e critiche incessanti. L'insicurezza è un filo che si imbroglia, si annoda nella matassa, non trova l'uscita, smarrisce la direzione dall'aggrovigliato labirinto che è la vita. Ero il nulla, cacciata in una nuvola grigia, in un vento arido che mi soffiava dentro il cuore. E in un mare di pioggia affogavo, un'inutile cosa con dentro agli occhi un muto pianto. I piedi proseguono la strada sull'asfalto arido e rovente. L'eco della tua voce la percepisco nei ricordi del cuore e provo ancora spavento. Diciamo che più che un momento di smarrimento è proprio presente il dolore che possiamo ricevere, che può veramente condizionare la nostra vita. Davvero molto bella questa poesia. E ora passiamo ad un'altra poesia, sempre dai toni un po' mesti, ed è di Benedetta Noemi Boccia. Intanto saluto i nuovi arrivati. Ciao Isabella, ciao Giuseppe Bracco, grazie per essere presenti anche a questa nuova panchina. Dicevo, la prossima poesia è di Benedetta Noemi Boccia, dal titolo Infanzia perduta, e ci parla del brusco interrompersi dell'infanzia per un evento particolarmente triste, che ci mette di fronte, che mette il bambino di fronte ad una dura realtà. Ehi, mi senti? Gridò la voce interiore del bambino ormai perduto, tra funeste lacrime di una vita magra di fiducia e ricca di menzogne, che raccontante al nuovo adulto sono parole al vento, ma di grande speranza. Dov'è quel sogno prestigioso se non dietro l'incubo di uno spazio oscuro dove riverbera inquietante ancora l'ombra di quel sorriso, fanciullesco dall'espressione ingenua e meticolosamente chiara? Dimmi dove vai, se non nella solitudine del tuo freddo spazio interiore, privo del calore della madre perduta. Come vedete, queste poesie sono molto toccanti, le poesie di questa sera.
almeno queste prime, e adesso passiamo alla poesia di Giuseppe Bracco, Le parole nel vento. E questa è una poesia un po' più distesa, intanto sposto, ecco qua, e ve la leggo. Un soffio delicato ti avvolge e accarezza, ti trasporta in una nuova dimensione parallela, dove spazio e tempo non sono limitati dal pensiero dualistico, dove la forma cambia costantemente e il suono del vento, come un melodioso mantra, ti trasporta nello scorrere del tempo, antico e sempre attuale. Il vortice si contrae fino a schiacciarti tra luce e tenebre, dentro all'uno nel tutto, e tracciare la vera via di luce della consapevolezza. Quindi questa è un'immagine di distensione. Molto bella anche questa poesia di Giuseppe Bracco. E continuate a commentare, dopo leggerò i vostri commenti. Intanto passiamo alla prossima poesia, che è A mio padre di Giovanni de Roma. Aveva indicato anche una breve nota, indicandoci che si tratta di una canzone che ha scritto per il padre. Nasce in febbraio di un anno lontano, tra le verdi colline della fragile Irpinia, in una famiglia di contadini, un uomo del quale vi narro la storia. I suoi genitori lo chiamano Angelo, è il nome del padre di suo padre. La gente di ieri usava così. Seguirono poi altri cinque fratelli, due maschi e tre femmine, con destini diversi, e tutti insieme dall'alba al tramonto a lavorare i duri campi di argilla. Mentre scendeva lungo la valle un canto dolce, ormai spento dal tempo, che le voci stanche cantavano in coro per ignorare la grande fatica, nell'attesa che il sole calando segnasse il riposo. Ma Angelo sognava un'altra vita e a 18 anni indossava una divisa. Ora Angelo, fedele è nei secoli, e nei secoli fedele resterà. E grazie Giovanni per averci trasportato in un'epoca che era caratterizzata da sentimenti genuini, da esistenze che testimoniavano il vero senso della vita, perché hanno dovuto affrontare le difficoltà esistenziali come il mettere qualcosa in tavola da mangiare. E poi chi non ci riusciva, ecco, prendeva una decisione anche molto dolorosa, quella di emigrare. Sono storie che sono piene di senso, di un'Italia lontana, di cui si è persa praticamente quasi ogni traccia. E quindi è bello ritrovarla poi nei racconti, ecco, di voi autori che inviate i testi per questo momento molto bello. Anzi, mi sono dimenticata di ricordare che le poesie che leggo qui nella panchina sono quelle che ricevo alla mia email, che, ve la ripeto anche questa volta, è caterina.aletti@yahoo.it, quindi è lì che dovrete inviare i vostri testi qualora aveste piacere che io li legga in questo spazio. Quindi andiamo avanti, vedo che le poesie che sono state dette finora vi piacciono e questa cosa mi fa particolarmente piacere, anche perché piacciono molto anche a me. La prossima poesia è una poesia breve di Antonio Ruotolo, che ci riporta a una figura molto amata, soprattutto da tutti noi, soprattutto quando eravamo bambini, che è la Befana. Infatti la poesia ha come titolo Cara Befana. Cara Befana, nulla t'è selvaggio, hai il cuore buono, stamane magici risvegli, hai chi e ai quali ancora sognano.
i dorati papaveri, le tue scintille rosse, i fiocchi pieni di neve, i mandarini dell'Oriente, gli strepitosi camini, i fili d'oro della tua saggina. Una poesia molto breve che è appunto solletica quelli che sono i nostri ricordi di infanzia, soprattutto nel mio caso i fili d'oro della scopa della Befana e ecco l'attesa che il cammino si riempisse di qualche dono e che magari, ecco, speriamo che i bambini di quest'anno possano vivere questa atmosfera di gioia. Allora, intanto passiamo alla prossima poesia, che è quella di Filomena Daveta. E mi dice: invio questo breve componimento di un paio di pomeriggi fa, una riflessione sulla vita e il vissuto che la palesa. Quindi ascoltiamo questa riflessione sulla vita scritta da Filomena Daveta. La vita non è un dado, tirata la sorte, punto, certezza. Assomiglia a un intreccio in cerca di snodo, in tutta fermezza. Minuziosamente agisce così d'ora in ora, celandosi perfin al pensiero che vola. Quindi una riflessione breve, ma comunque che ci regala tante immagini. E il giorno 8, passato ancora. Ah, ok. Non avete letto qualcosa? Chiedete qualcosa sul Federiciano? Praticamente, ovviamente, la cerimonia è saltata per l'emergenza coronavirus e siamo in attesa di, cioè, non io, gli organizzatori, quindi in primis Giuseppe Letti e Valentina Meola, di scegliere più avanti, quando sarà possibile, fare appunto manifestazioni in pubbliche. Quindi di scegliere più avanti una nuova data per la cerimonia di premiazione. Oh, quindi ovviamente ancora non avete ricevuto nessuna comunicazione perché al momento è tutto fermo, quindi con molta pazienza la riceverete più avanti. Adesso passiamo ad un'altra poesia dall'atmosfera natalizia che è di Caterina Attorre, che immagina di scrivere una lettera a Babbo Natale. Tanto saluto Alba Figlioli, ciao Alba. E quindi è una poesia senza titolo e vediamo un po' cosa scrive in questa lettera. Caro Babbo Natale, è così l'inizio, mai fatto o scritto, per un Natale perfetto, ma non questo, già, un anno un po' matto. Poi mi son detta, perché mai non l'ho fatto? Forse non ero come quest'anno, triste. E anche per me è un Natale da raccontare. Sì, caro babbo, c'è un re coronato che mi ha portato a scrivere, dirti, io non vorrei tanto, ma rivedere famiglie riunite con tavolate piene, imbandite, strade stracolme di gente compatta. Da vetrine a tratta, musiche, odori, risate di bimbo che estasiati aprono doni. Il dono speciale che vorrei avere, ma se posso per me chiedere, pace e amore che quieti il mio cuore, caro Babbo Natale. Quindi molto tenero questo verso finale in cui l'autrice chiede se può per sé. Amore che quieti il mio cuore. Ovviamente per me in questi giorni è importante più che pensare ad un Natale per stare tutti insieme, riuniti, grandi tavolate, è importante pensare alla salute di tutti e quindi sacrificarci ancora un altro po'. Anche perché i morti sono sempre tantissimi, le vittime del coronavirus. E non vorrei mai che ci abituassimo al fatto che qualcuno debba morire, è un pensiero molto cinico, però
che ben contrasta con quella che invece è l'atmosfera che dovremmo almeno a Natale sentire un pochettino più sensibile rispetto al sentire degli altri giorni dell'anno. Quindi mi auguro che tutti noi siamo prudenti e rimandiamo le feste a quando ci sarà la possibilità di poterle fare. E quindi quello che è il desiderio di Caterina Torre, il desiderio penso che di tutti noi, che aspettiamo che arrivi quel momento in cui possiamo stare di nuovo tutti insieme, assembramenti, abbracci, e prima o poi arriverà. Invece la prossima poesia è una poesia di un'autrice che tra l'altro abita vicinissimo al mio paese, l'ho scoperto oggi, è un'autrice di Policoro, sono 16 km da Rocca Imperiale, e lei è Anna Lucia Stoia, ed è una poesia sull'ingratitudine dell'uomo, quel suo considerarsi indispensabile anche nella gestione della vita del pianeta, che invece va benissimo, avanti anche senza di lui. Come ci avverte la voce di un albero, perché appunto Anna Lucia Stoia fa parlare un albero e questo albero parla all'uomo. Non ho bisogno di te, uomo, io non ho bisogno di te. Pianto le mie radici dove decido io, dove trovo tutto quello di cui ho bisogno per crescere, fiorire e dare frutti. Non ho bisogno di te. Mi ferisci continuamente, tagli i miei rami e mi fai provare tanto dolore. Io ho la capacità di far seccare i rami di cui non ho bisogno e li consegno al vento e al freddo della gente. Io li rinnovo da solo. Mi avveleni continuamente e così non fai altro che rendermi più vulnerabile all'attacco dei parassiti. E avveleni il frutto che tu mangi. Non ho bisogno di te. Mi pianti in posti dove non trovo quello che mi serve e dove mi fai soffrire e morire. Non ho bisogno di te. Mi riempi di veleni, mi tagli e strappi i miei fiori. Mi ferisci con il tuo maledetto innesto e fai crescere in me rami che non sono miei. Perché sei così cattivo? Noi alberi ti abbiamo sempre nutrito e tu continui sempre a trattarci male. Quindi questa poesia dal carattere ecologico, anche questa è una tematica particolarmente importante nei nostri anni, perché appunto il pianeta sembra particolarmente stanco di questo nostro sfruttamento, va, diciamo così. E la prossima poesia che vi leggo è di una cara amica della panchina che è Maria Vittoria Massimo. Il titolo della poesia è Coccinella e lei ci dice: io scrivo inventando a volte, questa volta tocca alla coccinella. Una coccinella adagiata sulle foglie di una rosa, il battito del suo cuoricino ispira vita. Prova a volare via, ma non osa allontanarsi da quell'incanto. Si sente in sintonia con la rinascita della primavera, sotto il cielo soleggiato, con profumo d'amore, un desiderio di vivere il profumo delle rose. Osservo da lontano questa minuscola coccinella, magico momento da fotografare. E leggo i vostri commenti. Marina Renelli dice: molto bella, gli alberi sanno ciò che devono fare e noi siamo spesso ingrati. Eh sì, è così. Diciamo che la natura sa benissimo che corso prendere e come rinnovarsi. Questo vale per gli alberi, ma anche per le altre, anche per gli animali, insomma. E adesso andiamo alla prossima poesia di Egidio Longhi, che
mi dice: "Buona giornata Caterina, comincio a prenderci gusto a questo tipo di iniziativa che, ricordiamo, è un'iniziativa voluta da Giuseppe Aletti, appunto per tenere compagnia in questo momento di isolamento sociale." E lui dice: "Che più frequento, più trovo originale. Allego una delle ultime poesie scritte che mi ha colpito per l'immediata freschezza di immagini. Un bimbo, 10 Diolonghi. Un bimbo è un sogno fatto vivo, due occhi sgranati di innocenza, una mente che indaga dietro l'apparenza e confonde la saggezza dei grandi." Ecco, in poche parole, Egidio Longhi ci dà una prospettiva differente, da quella a cui siamo abituati, nell'osservare i bambini, con noi adulti che pensiamo di conoscere tutto di loro, e invece molto spesso i bambini sono in grado di stupirci. E questo suo pensiero mi ha fatto venire in mente una frase attribuita alla Montessori, ma che originariamente è di Rabelais, e che fa così: "I bambini non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere." Bene, adesso passiamo ad una poesia di Franco Capasso che ha come titolo Il tempo. E un po' ci riporta a quella che è la tematica, del coronavirus e di questo strano momento che stiamo vivendo. Il tempo di Franco Capasso. Questo non è tempo, è solo un'ora infinita, lo stesso istante ripetuto, solo aria consumata. Se fosse tempo, lo sentirei passare, lento oppur sfuggente. Lo sentirei nascere e morire, ma è solo un giorno eterno, un'immagine che divora il presente. Avantieri una vita frenetica, ieri una vita appagante, oggi un fermo immagine di una cinepresa guasta. Ma sarà riparata, ci vuole tempo." Quindi, come vi dicevo, a me ha fatto pensare appunto a questi momenti che stiamo vivendo in questo particolare frangente storico. E la prossima poesia è una poesia senza titolo di Anita Bevilacqua. Ecco qua. Allora, ecco, quel che cercavo ho trovato. Un salvagente che mi tragga in salvo dal mare mosso dei quotidiani eventi, che con me galleggi in un mondo ormai d'amor carente, per me fidato appoggio sino all'arrivo d'un battello d'altri tempi, che mi conduca non al porto sicuro di già conosciute terre, ma a rive lontane, ove vivere ogni statico istante d'una vita senza tempo, dolce suggello." E trovo questa poesia sognante, nell'attesa di tempi migliori, è una poesia piena di vita che risveglia il fascino dell'ignoto, che è da preferire, secondo l'autrice, ma è un punto di vista che mi trova d'accordo, da preferire alla sicurezza. E mi è fatto venire in mente una frase di una canzone di Battisti, testo di Mogol: "Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più stagnante." Passiamo alla prossima, così andiamo velocemente, diciamo che siamo a metà panchina, e la prossima poesia è di Carmela Toccari, la dedica ai suoi figli, lei dice: "Ai miei figli." E mi dà, insieme alla poesia, c'è anche una sua nota. "Buongiorno a Caterina, vedo con piacere che siamo in tanti a chiedere che si legga una nostra poesia. Per
Per questo motivo, negli ultimi incontri ho avuto il piacere solo di ascoltare quelle degli altri per non intasare la panchina. Ti chiedo se è possibile alla prossima o alla successiva puntata di leggerne ancora una mia, scritta nel 1985 e dedicata ai miei figli. Sono quattro, due vivono in Sicilia come me, uno a Roma e l'altra in Sardegna. L'anno scorso tutta la famiglia si è riunita a Roma. Quest'anno ci incontreremo sul web e giocheremo a tombola online. Il mio pensiero va a loro in questa situazione anomala che stiamo tutti vivendo. E mi ha fatto molto piacere, particolarmente piacere, leggervi questa lettera perché appunto c'è in questa bella famiglia quella, una risorsa in più che appunto permette a loro di affrontare meglio le difficoltà di questo pensiero e quindi di sentirsi vicini di questo momento, le difficoltà di questo momento e quindi di sentirsi vicino attraverso questo gioco della tombola online. Ecco, quindi bravi, bella famiglia. Vi leggo la poesia di Carmela Tuccari, Perché vivo? Vivo perché il sole mi inonda. Perché accenna virgole d'oro sulla seta dei tuoi capelli. Vivo perché le tue mani sono corolle di petali rosa quando danzi carezze tra la rete sottile delle mie rughe. Vivo perché le nebbie al mio cielo d'autunno non sono che i fiati degli angeli in corsa. Vivo perché la notte ha scordato una stella sul freddo risvolto dell'alba. Ok. Intanto saluto Franco Capasso. Grazie Franco. Nino, ciao Nino, sono contenta di vederti qui in panchina. Sarò contenta anche di leggere qualche altra tua poesia. Ho un bellissimo ricordo del Federiciano legato a te. E purtroppo non riesco ad avere un volume più alto, dipende dal cellulare. Quindi mi dispiace, di più non riesco. Provo, ma è difficile. La prossima poesia è di Rosaria Selicati. Il titolo è L'ombra mia. L'ombra che mi segue, non segue te, è mia. Non si affloscia al turbamento del tuo sguardo, comparsa e non protagonista, mi tiene in piedi, ti tiene sulla corda. Tu urli, urli, mi strattoni e la vedo appiattirsi tra i rombi bicolore delle mattonelle terse, ma si ammicchi e mi abbracci, consenziente, dietro la pomposa tua. Muta, scompare. È bella queste immagini di quest'ombra che cambia al cambiare dei gesti. Molto originale anche questa nuova poesia di Rosaria Selicati. Avevo già apprezzato la prima poesia che aveva inviato in panchina la volta scorsa. Non ricordo il titolo, era qualcosa con porti turistici. E anche questa è molto bella. La prossima poesia è di un altro ospite più o meno fisso della panchina che è Gianfranco Gaglione e il titolo di questa poesia è Giovinezza. Ti sto cercando ancora e non smetterò mai, fottuta giovinezza, bicchiere pieno, aromi, profumi, vento di spensieratezza, frutti freschi, agrumi. Variopinto arcobaleno, spavalda sicurezza, perduta ormai che il tempo ti divora. Che molto bella questa immagine nostalgica, ma appunto molto vivida della giovinezza. E la prossima poesia è di Denise Angela Mossa. Musica e tracce di te.
Avrai quel timbro di voce che incanterà ogni cuore e chi ti ascolterà ti applaudirà con emozione. Scioglierai quei gesti spenti e aprirai occhi innocenti che inizieranno a cantare e a ballare con te per un momento. Riappacificherai anime, non tornerai indietro, lascerai che la timidezza si sprigioni dentro la bellezza, nel suono della musica. Ti farai conoscere per come sei e con la tua carica. Conquisterai e giocherai la carta dell'artista che c'è in te, con quella voce speciale. Regalerai le tue canzoni e il buio calerà sul palcoscenico. E quando il concerto sarà finito, dentro me lascerai musica e tracce di te. E beh, sicuramente c'è un grande racconto di una grande passione di questa arte che è appunto più forte della timidezza e dell'insicurezza. La senti proprio viva dentro quando appunto la senti. C'è a questo proposito un bellissimo aforisma di Giuseppe Aletti, però sulla passione, tipo, non ricordo bene, tipo, la passione è un tiranno a cui non puoi dire di no. E andiamo avanti con una poesia molto toccante di Bruna Percacciolo, senza titolo. Tu non mi credesti, lacrime di cielo sgorgavano. Fantasie di fanciulla, rispondesti. Troppo presa di te. Annientato fu il mio bene di infranti sogni. Or forse comprendo, sangue del tuo sangue, il medesimo fato marciva dentro. Questa poesia è una poesia molto toccante, ora non so nello specifico quale sia la tematica, a me fa pensare a quando ci sentiamo traditi da chi ci dovrebbe amare e appoggiare. E poi questo ultimo verso, il medesimo fato marciva dentro, quindi la persona a cui chiediamo aiuto non ci può aiutare perché è anch'essa vittima di qualcosa che noi le stiamo raccontando e quindi non ci può aiutare. Una poesia anche questa molto forte e molto bella. E andiamo avanti con la poesia d'amore. Il titolo è Il bacio ed è di Maria C. Morabito. Ora non so C, forse sta per Carmela, però non sono sicura, quindi Il bacio di Maria C. Morabito, questa poesia d'amore. Baciami le labbra di quel bacio ormai dimenticato. Voglio sentire l'umida brezza del mattino che mi riporta il tuo pensiero quando ancora gli anni pesavano meno di una piuma e le stagioni erano soltanto primavera. Respira questo amore che torna. Da chissà quale chiassosa o silenziosa strada, graffiato, ferito, ma vivo nel suo essere. Stringimi, tienimi sul cuore. La vita scorre come sabbia dentro la clessidra. Un giorno ci ritroveremo a fondo. Baciami le labbra di quel bacio oramai dimenticato, per non disperdere la nostra anima. Ci riconosceremo tra gli anonimi granelli, perché l'amore ha bisogno di respiro. Anche questa poesia è molto molto bella, e queste immagini della clessidra, quindi del tempo che finisce, e poi dell'amore che va oltre, ci riconosceremo tra gli anonimi granelli. Bello, mi piace. E niente, passiamo quindi alla prossima. Andiamo avanti con la poesia,
Profumo d'amore di Rosa Ceci che è dedicata alla madre e lei mi scrive: Ti invio la poesia Profumo d'amore dedicata alla mia cara mamma che ho perso anni fa dopo una lunga e devastante malattia e che è inclusa nella mia raccolta poetica Le ali del cuore, Aletti Editore, maggio 2016. Un caro saluto. Profumo d'amore di Rosa Ceci. Tu, la vita. Tu, il sentiero d'amore, dove ritrovarsi e ritrovarti, fanciulla garbata, sposa sincera, madre premurosa, tu, lieve soffio di vento che nell'aria ha lasciato il suo profumo d'amore. Breve ma molto intensa questa poesia. E ora passiamo, dopo la poesia, una poesia dedicata alla mamma, ad una poesia dedicata alla nonna. Ed è scritta da Alessandro Buscemi e il titolo è La mia nonna materna, Avola, 5 febbraio 1992. Cara nonna, che non vivi più in questa terra, chi di te una buona opinione esprime, affatto non erra? Tu che per me eri la nonna materna, all'età di 90 anni, senza sofferenza, ti sei spenta. Alla tua morte per 16 anni avevo vissuto e della tua particolare personalità avevo goduto. Oggi la tua voce amica più non si sente, ma con piacere la tua immagine ho chiara in mente. Da ragazzino la tua importante presenza davo per scontata, ma da allora in me qualcosa sicuramente è cambiata. Ho capito il rimpianto per la cosa perduta e che ogni cosa creata deve essere giustamente apprezzata. Tu, cara nonna, infatti, eri molto vicina e te ne sei andata e fino ad oggi, mio malgrado, non sei più ritornata. Allora, e adesso passiamo alla poesia di Cristiano Cuturi che dice: Ti invio una mia poesia che ho scritto proprio oggi. E mi aveva inviato la poesia il 13 dicembre, quindi qualche giorno fa. Il titolo è Io non ho mai pianto di Cristiano Cuturi. Io non ho mai pianto e questa è stata la mia preghiera. Ho chiesto mille volte al cielo di cosa erano fatte le nuvole e di quale amore erano fatti gli occhi delle persone. Ho camminato per una strada lunga che non portava al sole. Ho chiesto a Dio un respiro d'aria pura. Ho chiamato amore un altro amore e ho calpestato mille fiori. E guardando il cielo ho amato quel bel colore azzurro e con i raggi del sole, che con i raggi del sole conosce il suo infinito, fatto di aria e di nuvole bianche, di giorni, di pioggia e di sole che non conosce fine, ma solo la sua eternità. Belle anche queste immagini che ci ha regalato, consegnato Cristiano con questa sua poesia Io non ho mai pianto. E passiamo alla poesia I confini del tempo di Giuseppe Lotto. Vado un po' più veloce anche perché vedo che sono quasi le 8. I confini del tempo, sperduti nella notte a lume di luna, vaghiamo nell'emisfero come l'alba al primo sbadiglio, siamo circondati di tanta bellezza, eppur non ci accorgiamo. Siamo uomini blandi, intenti, di poca memoria in questa sfera universale che ci desta. Siamo anime in cerca di libertà, confinati oltre ogni tempo, come steli d'erba al vento. Siamo uomini, uomini di questo tempo, in una vita che corre. Già, sicuramente la caratteristica di questi anni è proprio questa fugacità, questo tempo che è pressante e che fugge.
Adesso passiamo alla prossima poesia, Neve di Matilde Stenzi, che è lo pseudonimo di Paola Giovannetti, e mi dice: Buonasera Caterina, oggi sono stata in montagna, a pochi chilometri da casa mia, montagna Barchigiana, provincia di Lucca. Davanti a me l'Appennino tosco emiliano vestito di neve. Adoro la neve, ho vissuto per anni a Pieve Pelago, Modena. E per tornare in Toscana passavo da San Pellegrino in Alpe, che si trova a 1525 metri sopra il livello del mare. Immerso nella neve, una frazione divisa a metà tra provincia di Modena e Lucca. Bellissimi ricordi, ho scritto questa poesia per la panchina dei versi. Neve di Matilde Stenzi. Neve d'argento che cade leggera, portata dal vento sul far della sera. Neve come cotone, un manto che copre con il suo splendore paesaggi e dolore. Bella questa chiusa, dei paesaggi e dolore che vengono coperti dalla neve. È molto bella. E adesso passiamo alla poesia di Maria Rita Cucurullo, che dice a mia madre, è dedicata questa poesia a mia madre, all'amore che ha riempito di significato la mia vita. Lontano, tu ci sei e ascolti il silenzio che si alza quando il tuo pensiero si espande e il cuore si riempie di ricordi. Ci sei quando il rumore del dolore, il vuoto intorno si fan grandi, grandi e dal cielo piovono gocce di sconforto. Allora tu ci sei, accanto, a riempire il silenzio del tuo amore, ad accogliere il dolore e farlo tuo, perché io non sia mai sola. Lontano tu ci sei. È molto bella questa poesia. Questo sentire la presenza dei propri genitori, in questo caso della propria mamma. Adesso passiamo alla poesia di un'autrice che apprezzo molto, che è Lilli Simbari, e ci ha inviato la poesia per la panchina estetica di un amore, che dice: La poesia che chiuderà la mia terza silloge edita Aletti, che dovrebbe uscire nel 2021 a febbraio con la prefazione di Giuseppe Aletti. Quindi Lilli, in bocca al lupo per questo nuovo libro. E intanto leggiamo questa tua poesia per i frequentatori della panchina, Estetica di un amore di Lilli Simbari. Nella tregua di passi che si ostinano verso casa, nel balenio di un palcoscenico che ha smarrito le sue maschere, nel retrogusto piccante del cioccolato della mia vita, nelle note di canzoni tenere ma senza confettura, negli occhi prestati per giocarmi i miei giorni, nelle mani che accarezzano parole come corpi nudi, nel tramonto e nell'aurora del noi, a darmi deposte nell'umiltà di un capochino dinanzi l'altalena della vita, ho scoperto, sentito, vissuto amore. E questa poesia, brevemente lo dico perché anche l'altra volta è capitata una poesia di questo genere, è tutta costruita sull'anafora, quindi su questa ripetizione ad inizio dei versi. Quindi dicevo, su questa ripetizione all'inizio dei versi, nelle, negli. Quindi le frasi iniziano tutte con questa preposizione, che poi sono tutte rette dal verso finale. Ho scoperto, sentito, vissuto amore. Brava Lilli, molto bella questa poesia, come sempre d'altronde. E passiamo ad un'altra nostra amica della panchina, di cui appunto apprezzo molto le poesie, che è Antonietta Di Paolo, con queste sue esortazioni, tante esortazioni in questa poesia che ha come titolo La libertà non ha catene. Spezza
le catene delle tue abitudini, delle cose stabilite, programmate, vola senza ali sulle schiumose nubi, che ogni goccia di pioggia, ove ogni goccia di pioggia alimenta il mare. Scrivi sulla sabbia di deserti lidi il nome che hai nel cuore, intima al vento di non spazzarlo via, sveglia assopiti grilli e oziose cicale, rendi vivo questo abbandonato prato. Spolvere i banchi dei tuoi alunni dalle formule e regole scritte. Lascia che ogni bimbo scriva ciò che gli suggerisce il cuore. Sarà nel futuro un uomo migliore. Non imporre la tua austera voce. Chi è libero non sente. Tu rimarrai prigioniero nella tua gabbia dorata, ove scettro e corona saranno miraggi di false illusioni. Ama senza limiti, amore e libertà sono ali dello stesso animo umano. Sciogli le catene di finta bontà. Come cavallo non addomesticato, sfida il vento. Galoppa su spiagge infinite, ove non ci sono limiti né confini. Bella, vero, questa poesia di Antonietta? E andiamo avanti con la poesia. Comunque sono davvero tutte belle poesie. Poi molte sono più vicine alla nostra sensibilità, ma sono tutte belle poesie. E la prossima poesia che vi leggo è L'animo a metà di Chiara Raimondi. È una poesia con cui ho partecipato al concorso Verrà il mattino a Brantoverso e ho ricevuto una menzione di merito. Io dalla vita ho avuto modo di assaporare le gioie matrimoniali. Ne ho già conosciuto il fallimento e bevuto il calice amaro per lungo tempo, conservandone il gusto. Riconosco ogni frutto di quell'amore, il mio dovere di padre, in nome dell'onore per il loro amore. In te vedo una nuova speranza. Desidero che le mie mani tocchino la tua setosa pelle, fatta di abbandoni come cartoni. Le mie mani ti vorrebbero donare protezione e cure. Io con te sogno una nuova vita attraverso la quale rinascerai, rinascerei anch'io insieme al nostro bimbo. Percorreremo una nuova vita accompagnati dai miei bimbi, che so già tu amerai come tuoi, amore mio. Anche questa è una bella poesia. Ed ora passiamo alla poesia di Giovanna Belfiore, che dice: Per me è una simpatica satira, nell'armonia della satira c'è sempre un pizzico di verità. Vorrei dire che io amo le grandi tavolate in compagnia di parenti, amici, mi piace fare regali e perché non riceverli? Scusate, la mia gola mi sta tradendo. Allora, è una poesia in dialetto. Anche se non ho capito bene che dialetto, cioè Giovanna è calabrese, vediamo un po'. U compleanno. Si usa tanto festeggiar sto compleanno per stare in compagnia, ma è proprio una gran vera fregatura. Ora va, racconto perché. Ci sta sempre un conto da pagare, un regalo da restituire e un augurio da scambiare. Non è meglio festeggiare usando come si usava una volta da parte mia. C'è sempre sì da stare assieme, da pagare, da restituire, da scambiare, però usando non se le ricorda l'anni sui. E se usando è avanti con l'anni, non ha da fare le corna e gli scongiuri per mandare via la mala sorte. Scusatemi. Che dialetto è Giovanna? Io non sono riuscita a capire. Tra l'altro non sono una buona calabrese perché io non parlo nemmeno il dialetto rocchese. Quindi niente. Poi mi farai sapere. E intanto, comunque è molto simpatica la tua poesia ed è bello il confronto tra la persona e il santo che non deve appunto contare i suoi anni. Adesso andiamo avanti con la poesia di Maria Di Castro,
che mi dice: "Buonasera Caterina, ancora una volta mi rifugio nel mio angolino preferito, il cuore, per scriverti e dividere con te e tutta la nostra panchina i miei pensieri, le mie emozioni, pieni di voglia di positività in questo momento complicato, ma la vita è anche questo. Ti mando una delle poesie che ho scritto con una grande voglia di gridare al mondo, speranzosa, che ce la faremo ad uscire da questo tunnel. Intanto un abbraccio grande anche a te, Maria, da parte di tutti noi della panchina." E il titolo della poesia di Maria Di Castro è "Grande Euforia". Bramosia la mia, in queste giornate invernali, buie senza vigore, assorbire un po' di energia dalle stelle, ricami ed intaglio pregiati nel cielo, la sera. Bramosia la mia, con un abbraccio, ritardare il tramonto, più luce nel mondo, fantasiosa utopia. Bramosia la mia, colorare i silenzi, di primule multicolori, una rinascita fuori stagione. Bramosia la mia, vedere la coda di un pavone, dai tanti occhi innamorati che parlano d'amore, antico e naturale questo corteggiare, una luce nei miei ricordi. Birichine indisciplinate le nuvole, coprono le tere a volta, gorgoglio d'acqua, stretta nella morsa del dolore, i miei pensieri. Bramosia la mia, assorbire un po' di energia dalle stelle, grande euforia, cambiato il mondo, il canto inusuale d'un usignolo d'inverno, il mio bramare." Lilli, ma cosa dici? Invece il bello del Federiciano, Lilli dice: "Caterina, lo sai che appena ci sarà il prossimo Federiciano, ti chiederemo tutti di interpretare al posto nostro le poesie. Sei meravigliosa e respiro, grazie." Grazie Lilli, ma la bellezza del Federiciano è proprio il fatto che voi possiate leggere la vostra poesia e superare. Molti di voi hanno superato questa timidezza proprio al festival. E credo che sia quella la cosa più bella, cioè mettersi in gioco e affrontare questa bella emozione di declamare la poesia davanti a un bel pubblico. Quindi no, non vorrei leggere le vostre poesie. Comunque grazie, Lilli. Adesso andiamo avanti, siamo davvero alla fine. Allora, quindi abbiamo una brevissima poesia di Cristina Mazzia. E poche poesie e poi vi leggo la poesia che ho scelto per voi. Vado avanti con "Sospesa" di Cristina Mazzia. Insostituibile leggerezza, un filo d'acciaio sorregge l'esistenza. Un filo d'acciaio sorregge l'esistenza, corrosa mai intaccata, colpita mai caduta, sospesa e ben radicata. Sono immagini molto belle, questa è la poesia di Cristina. E andiamo avanti con la poesia di Grazia Cucci, "Ascolta il tuo cuore", che è tratta dalla raccolta di poesie "Bucce d'arancia". In un labirinto io vivo, legato al cordone della speranza, che sento ora forte, ora fragile, nel tuo amore tormentato, sento il rischio di un naufragio. Dio mi ha donato l'alito della vita, ti prego, mamma, non spegnerlo. Fammi conoscere il mondo, la sua luce, i suoi colori, dammi la possibilità di vivere l'avventura umana. Specchiarmi, vorrei, negli occhi tuoi, carezzarti il viso, i lunghi capelli, avvolto dal tepore delle tue braccia. Ti prego, mamma, ascolta la voce del tuo cuore. Fammi inseguire una farfalla sui prati di smeraldo, non te ne pentirai. Sarò bravo, te lo prometto, ti darò tanto amore, più di tutti. Ti prego, mamma, ancora ti imploro, fammi nascere, non negarmi il diritto alla vita. Questa
Poi sì, ovviamente riprendo una tematica molto dolorosa, è quella dell'aborto, dolorosa prima di tutto per le donne, perché penso che non sia mai una scelta facile, per questo sospendo ogni commento su questa poesia. Comunque io personalmente non lo farei, non sarei favorevole per me all'aborto, anche se ritengo che sia comunque una scelta inalienabile della donna e quindi non giudico. Allora, andiamo avanti con la poesia di Filomena Gagliardi, che è Frammento. E dice: vorremmo essere sistematici, organizzati, efficienti, eppure sperimentiamo ogni giorno la difficoltà di tenere il tutto insieme. Scopriamo l'anello che non tiene di montaliana memoria. Quindi lei stessa ci ha dato questa chiave di lettura, tra l'altro con questo bel commento, una chiave di lettura di questa sua poesia che è Frammento, che ricordiamo è una poesia di Filomena Gagliardi. Vivo nel frammento, nell'attimo tragico, in cerca di futuro, speranza, resistenza. Ci sono attimi di eterno, sembrano longevi, promettono costanza. Eppure, fragile è la mia perseveranza, la mia dedizione. Allora nel dolore fattuale, ritorno frammento, segno dell'incompiuto. Umanissima imperfezione del fatalista. Allora, scusatemi, ma vado avanti con la poesia Tramonto sul mare, a Molfetta di Maddalena Panzini, che allega anche questa nota alla poesia. Tra l'altro, ha allegato anche delle foto bellissime di questo tramonto sul mare di Molfetta, più foto davvero molto affascinanti, molto suggestive. Lei dice: abito sul mare e spesso al rientro da scuola con mio marito eravamo soliti fermarci sul porto per guardare i nostri stupendi tramonti. Lui un ex capitano, poi riconvertito nella scuola, adorava il mare, ci spingeva sul pontile in mare aperto per non perdere alcun dettaglio e restavamo così finché diventava buio. Piccoli esseri imperfetti di fronte alla bellezza della natura. PS, non lo, post scriptum, non l'ho detto prima, sono un ex insegnante di matematica in pensione, considerate nell'immaginario collettivo persone fredde ed aride, niente di più falso, nella disciplina che io adoro c'è tanto di bellezza, musicalità e poesia. Un grande abbraccio, Maddalena Panzini. Infatti, Maddalena, anch'io penso sia assolutamente un luogo comune questa divisione tra discipline, personalità e passioni. Comunque, leggiamo la tua bella poesia, Tramonto sul mare. Tienimi per mano al tramonto, quando il giorno muore in un grande intreccio di nuvole incendiate e il sole, perduto astro cruento, rotola nell'abisso profondo delle onde, gettando vivi sprazzi di porpora ardente sull'acqua, come le gote di una fanciulla pudica sfiorata dal buio della notte. Lascia che lavi la mia anima in questa effusione di madre perlacea, dei riflessi rosa e violetti, mentre il mare si distende arrendevole al calar della sera e le onde si colorano d'argento. Qui, piccola monade, estasiata da tanta bellezza, saluto le ultime nuvole messe in scena dal morire del giorno, quelle nuvole mutanti un attimo prima, che ora appaiono fisse in una forma statica e dolorosa, in mezzo al cielo che le avrebbe presto assorbite nella sua crescente oscurità. Abbracciami mentre il buio fa scivolare il suo drappo vellutato di stelle, fessure dorate nel cielo da cui filtra la luce dell'infinito. Lasciami qui, dove il silenzio si rivela urlante bellezza.
Bene, siamo arrivati alla. Questa era l'ultima poesia della panchina e siamo arrivati alla poesia che non è una poesia vera e propria, che ho scelto per voi e che è particolarmente adatta a questo periodo natalizio, a questo momento in cui c'è bisogno di tanta speranza e quindi ad affrontare l'anno nuovo con una nuova energia. E lo spunto della scelta di questo testo mi è stato suggerito dalle luminarie che sono state messe a Bologna, che sono delle luminarie con i versi di una canzone di un artista che io adoro, è Futura di Lucio Dalla, che è possibile leggere in Via d'Azeglio. È questo testo pieno di speranza. E come vi dicevo, per questo trovo che vi sia lo stato d'animo giusto per affrontare il nuovo anno. Ma poi c'è qualcosa, c'è tutto un aneddoto legato alla genesi di questa canzone, di questo testo, che è davvero assolutamente affascinante e che è collegato ad una panchina, ai versi, e quindi ora vi leggo proprio, le parole di Lucio Dalla, il quale in un'intervista aveva svelato appunto la genesi della canzone. E lui si trovava a Berlino e si trovava lì, ha scritto questa canzone 9 anni prima della caduta del muro, che come sappiamo il muro di Berlino è caduto. Il cui crollo è stato nell'89, e vi dico quello che dice Lucio Dalla. Il testo di Futura nacque come una sceneggiatura, poi divenuta canzone. La scrissi una volta che andai a Berlino, non avevo mai visto il muro, e mi feci portare da un taxi al Charlie Checkpoint, punto di passaggio tra Berlino Est e Berlino Ovest. Chiesi al tassista di aspettare qualche minuto. Mi sedetti su una panchina e mi accesi una sigaretta. Poco dopo si fermò un altro taxi. Ne discese Phil Collins, che si sedette nella panchina accanto alla mia, e anche lui si mise a fumare una sigaretta. In quei giorni a Berlino c'era un concerto dei Genesis, che erano un mio mito, tanto che mi venne la tentazione di avvicinarmi a Collins per conoscerlo, per dirgli che anch'io ero un musicista, ma non volli spezzare la magia di quel momento. Rimanemmo mezz'ora in silenzio, ognuno per gli affari suoi. In quella mezz'ora scrissi il testo di Futura, la storia di questi due amanti, uno di Berlino Est, l'altro di Berlino Ovest, che progettavano di fare una figlia che si chiamerà Futura. Io credo che questa cosa sia proprio, la genesi di questo testo sia bellissima. E adesso vi leggo il testo, Futura di Lucio Dalla. Chissà, chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa. Non esser così seria, rimani. I russi, gli americani, non lacrime, non fermarti fino a domani. Sarà stato forse un tuono, non mi meraviglio, è una notte di fuoco. Dove sono le tue mani? Nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà. Cosa avrà nelle sue mani? Le sue mani. Si muoverà e potrà volare. Nuoterà su una stella. Come sei bella. E se è una femmina si chiamerà Futura. Il suo nome, detto questa notte, mette già paura. Sarà diversa. Bella come una stella. Sarai tu in miniatura. Ma non fermarti. Voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su.
nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva alla luna. Sì, la luna. Ma non è bella come te questa luna. È una sottana americana. Allora, su, mettendoci di fianco più su, guida tu, che sono stanco, più su, in mezzo ai razzi, a un batticuore, più su, son sicuro che c'è il sole. Ma che sole, è un cappello di ghiaccio questo sole, è una catena di ferro, senza amore, 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 amore. Lento, lento, adesso batte più lento. Ciao, come stai? Il tuo cuore lo sento. I tuoi occhi così belli non li ho visti mai. Ma adesso non voltarti. Voglio ancora guardarti, non girare la testa. Dove sono le tue mani? Aspettiamo che ritorni la luce, di sentire una voce. Aspettiamo senza avere paura domani. Io spero che vi sia piaciuta questo testo, questa canzone, il testo di questa canzone di Lucio Dalla. E vi saluto e vi do appuntamento alla prossima panchina, che sarà venerdì, quindi questa settimana di venerdì, sempre alle ore 19, sempre sulla pagina della Letta Editore. E come sempre vi do un bacio. Ciao a tutti!